Siamo qui a Bobbio Pellice al congresso per i ministeri laici in Europa, organizzato dalla divisione eurofricana della Chiesa Cristiana Avventista, e abbiamo ospite con noi Ted Wilson, presidente della Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno. Benvenuto fra noi, fratello Wilson. Welcome among us, brother Wilson. È Grazie. un privilegio averti sui nostri teleschermi e poter parlare di te. It's a privilege to have you here. Poiché non tutti sanno in cosa consiste il ministero del presidente della conferenza generale, qual è il tuo lavoro, cosa fai, qual è il tuo impegno quotidiano, vuoi raccontarci un pochino di quale attività svolge il presidente della conferenza generale? Since not everyone knows what is your work and how you keep busy your time, can you tell us something about it? Well, that's a very interesting question because my time is almost completely absorbed by my work now. In fact, that is one of the most difficult things about my work. I have almost no discretionary time, no time to do some things I would like to do. If I want to do that, I have to plan many, many months in advance. Questa è la cosa più difficile nel mio lavoro, il fatto che il mio tempo è tutto occupato completamente nel lavoro, non ho praticamente tempo libero e sono continuamente impegnato nelle attività per la Chiesa. But much of my work involves traveling and meeting with people, such as we are doing right here in Tora Pellici, which is a beautiful experience in so many ways. E la maggior parte del mio lavoro consiste nel viaggiare, nell'incontrare moltissime persone, come stiamo facendo qui a Bobbio Pellice, che è una cosa bellissima perché incontro tante persone nuove. And in that activity, I always want to present God's word and the beautiful aspects of the spirit of prophecy. E in questa attività presento sempre la parola di Dio e i bellissimi aspetti dello spirito di profezia. To help our church members all over the world remember that they are part of a world family. Per ricordare a tutti i membri della nostra chiesa in tutto il mondo che fanno parte della nostra famiglia. That has a special mission of presenting the three angels' messages of Revelation 14. Che ha un compito speciale, quello di presentare il messaggio dei tre angeli di Apocalisse 13. Of course, much of my work also involves committees and working with other leaders and trying to encourage the mission program and the evangelistic program of the church. Scusate, era Apocalisse 14. E il mio lavoro consiste anche nel fare molti comitati, incontri con i pastori per incoraggiarli a condividere il messaggio che abbiamo e quindi aiutarli a organizzare questi programmi. We could talk a lot more about what I do, but really what's important is what God's people do for His great mission and for this church. Possiamo continuare a parlare ancora di più di quello che io faccio, ma la cosa più importante è quello che fanno i nostri membri, il nostro popolo, per portare avanti la missione del Signore. Grazie. Un'altra domanda. La Chiesa Avventista è una Chiesa che appunto è sparsa in tutto il mondo, quindi è mondiale, globale, e è composta da razze, da popoli di lingue e culture diverse. Nonostante tutto è una Chiesa unica. In che modo la struttura della Chiesa Avventista riesce a mantenere questa unità? The Adventist Church is a global church made of different colors, different languages, but it's anyway a unique body. How the structure of the Seventh-day Adventist Church helps to keep it united. Well, first of all, let me say I understood much of your question in Italian. I speak French, and so many words are the same, and the Italian language is so expressive, and it's just beautiful. I wish I could speak. Ok, I translate you this, can I? Ho capito la maggior parte della domanda che mi hai fatto perché parlo un po' di francese e il linguaggio italiano è una lingua bellissima, quindi sono riuscita a comprenderla. The unity of the church is so important as we come to the very end of time. L'unità della Chiesa è veramente importante, specialmente adesso che arriviamo alla fine dei tempi. This meeting of the Euro-Africa Division to focus upon being a disciple for Jesus is a wonderful example of how we all work together from different countries. Un incontro come questo, organizzato dalla divisione euroafricana, è un incontro veramente importante per mostrare alle nostre persone come si può lavorare come discepoli in maniera unita. The way in which so many people and languages and different cultures are together, united in Christ, that's the way it should be.
il modo in cui qui in questo luogo Bobbio Pelli c'è così tante persone di nazioni diverse che parlano lingue diverse, lingue europee diverse, sono uniti e portano avanti una stessa visione e la stessa missione, è il modo in cui dovrebbe sempre essere portata avanti. And we know that the devil is going to do everything possible to bring about separation and division and misunderstanding. Il diavolo cercherà sempre di fare qualche cosa per introdurre incomprensioni e divisioni. That's why Jesus prayed in John 17 that he wanted his disciples and us, because he prayed for us in John 17, to be united like he and the Father were united. Questo è il motivo per cui Gesù in Giovanni 17 ha pregato per i suoi discepoli, perché lo Spirito Santo li unificasse e perché loro potessero essere uniti nel portare avanti il messaggio. We're told in the spirit of prophecy that the closer we come to Jesus, who is the center, the closer we will come to each other. E viene detto che più ci avviciniamo a Gesù, che è il centro della Chiesa, più diventeremo vicini gli uni agli altri. So I urge all church members here in Italy to not allow the devil to divide you, but stay close to God's word, to the spirit of prophecy, and allow Jesus to live in your heart so that you will come together for the mission of the church. E quindi voglio incoraggiare voi, membri della Chiesa qui in Italia, ad essere sempre più vicini a Gesù, alla parola di Dio, in modo che possiate essere un unico corpo e non permettere al diavolo di dividervi. Thank you, brother. La visione che, di Cristo era appunto quella di una Chiesa unita e attraverso ciò che lui dice, l'Apostolo Paolo dice nella fine del capitolo 14 della lettera ai Corinzi, è proprio quello che siamo un unico corpo, come le diceva. In che modo la struttura della Chiesa cristiana avventista, l'organizzazione, aiuta la Chiesa ad essere unita? What you just said is also what Paul wrote to the church in Corinthians 14, and in which way the structure, the organization of the Seventh-day Adventist Church helps us to be united? The Seventh-day Adventist Church is a world church, not a regional church. La Chiesa Cristiana Adventista non è la Chiesa originale, ovviamente, è una Chiesa mondiale. In other words, it isn't the Italian Seventh-day Adventist Church, it's the Seventh-day Adventist Church in Italy. Ok, non si tratta della Chiesa Cristiana Adventista italiana, ma si tratta della Chiesa Cristiana Adventista in Italia. And so we have organizations, of course, churches and then conferences and unions which make up a division, but all of us are united in many ways. Ovviamente abbiamo un'organizzazione che è formata da unioni, divisioni e quindi strutture più grandi, conferenze, ma siamo tutti uniti in un'unica chiesa. We are united through many common things, like our Sabbath school lesson. Siamo uniti in molti modi, come per esempio attraverso lo studio della scuola del sabato. Like policies that we all agree on as to how to do the mission of the church. Come le politiche che sono i punti su cui noi concordiamo, che decidiamo in maniera concorde su come portare avanti la nostra missione. Of course we are united in our beliefs from the scripture. Ovviamente siamo anche uniti nel nostro credo, che dipende dalle scritture, da quello che sta scritto nella Bibbia. But the thing that keeps us together, in my opinion, is the power of the Holy Spirit. Ma la cosa che veramente ci tiene uniti, secondo la mia posizione, dice il fratello Wilson, è la potenza dello Spirito Santo. And the church will go united to the very end. E la Chiesa continuerà a camminare unita fino alla fine. Thank you. Brother Wilson, would you like just to pray for the Italian, the church, the Adventist church in Italy, give your blessing to all of us and the work we have to carry on here? Fratello Wilson, per motivi di tempo dobbiamo chiudere qui la nostra intervista. Ti piacerebbe semplicemente pregare per dare una benedizione alla Chiesa Cristiana Adventista Italiana? I would be delighted to, and I want to urge every church member in Italy to be united in the mission that we have, because Jesus is coming very soon. Sarò deliziato di pregare per voi e voglio veramente incoraggiarvi ad essere uniti nel portare avanti il messaggio, perché Cristo sta per tornare molto presto. The Seventh-day Adventist Church is a unique church predicted in Scripture to have a unique opportunity to preach to the world.
la Chiesa Cristiana Avventista ha un'opportunità unica per predicare il ritorno di Cristo a tutto il mondo. People who accept the commandments of God and have the testimony of Jesus. Il popolo che accetta i comandamenti di Dio ed ha la testimonianza di Gesù Cristo. So allow God's love to work through you here in Italy to share this precious message of hope for the future. E quindi permettete a Dio di usarvi per condividere questa speranza e questo messaggio per il futuro qui in Italia. And don't get discouraged. E non scoraggiatevi. I love this little text in the little book of Joel, chapter 2, verse 21. Adoro questo versetto che si trova nel libro di Gioele, capitolo 2, versetto 21. And it says, don't be afraid. Non temete. Be glad and rejoice. Siate contenti e gioite. For the Lord will do great things. Perché il Signore farà grandi cose. And he is doing great things and will do great things in the great country of Italia. E il Signore sta facendo grandi cose e farà grandi cose nel grandioso paese che è l'Italia. You know, the union the general conference voted on one of the missions, that is to share the great controversy book as a book for the end times. And the Italian union also received it. Can you tell us a little bit how is it going in the world, so that we maybe encourage also in sharing this book here in Italy? And especially if you have a little example about New York, this is also a great city. Sappiamo che la conferenza generale, attraverso i vari programmi che ha votato di portare avanti per condividere il messaggio, c'è stato anche quello della distribuzione del gran conflitto in tutto il mondo. Ci puoi dire qualche esperienza nelle altre nazioni, soprattutto per esempio nella città di New York, visto che è una grande città, così da incoraggiare anche noi qui in Italia nel lavoro che dobbiamo portare avanti? Well, we don't have much time, but let me share that the Great Controversy Project is being accepted in many places around the world. Non abbiamo molto tempo, ma voglio condividere con voi il fatto che la condivisione del libro del Gran Conflitto, la distribuzione del libro del Gran Conflitto è stato accettato in moltissimi posti in tutto il mondo. In different versions of Great Controversy. In diverse versioni del Gran Conflitto. The full one, and then small abridged one that then leads to the big one. Okay. Sia nella versione completa del libro per intero che in versioni ridotte che poi rimandano però alla versione completa. And the World Church has agreed to try to share this precious book in these 2 years 175 million copies. E la Chiesa Avventista ha votato di diffondere nei prossimi 2 anni 175 milioni di copie in tutto il mondo. And there will be thousands of new Seventh-day Adventists because of this precious book. E sicuramente migliaia di persone decideranno di diventare avventiste grazie alla distribuzione di questo libro. This book has contacts for Bible studies, for the full book, for Hope Channel, Esperanza, and all of that. And so it will draw people to truth. E questo libro avrà dei riferimenti che rimanderanno a degli studi biblici, a delle televisioni come Hope Channel, Speranza TV in vari stati, in modo che le persone possano decidere di andare a leggersi tutto il libro oppure di studiare la Bibbia più a fondo. You mentioned New York, we have a great emphasis now on the big cities of the world. Hai citato New York e infatti la nostra conferenza generale adesso ha una grande enfasi, ha puntato proprio sulla condivisione del messaggio nelle grandi città in tutto il mondo. Spirit of Prophecy tells us this is an enormous challenge for us at the end of time. Lo spirito di profezia ci dice che questa è una grande sfida alla fine dei tempi. And when we work the cities as God wants it, there will be a mighty movement. E quando noi lavoreremo sulle grandi città nel modo in cui Dio vuole che lo facciamo, avremo un grande movimento di risveglio in tutto il mondo. So I urge those in Italy to focus on those big cities, you know, Milano and Torino and Roma and Firenze and Napoli and all the other ones. E ovviamente quindi spingo i membri a veramente focalizzarsi al lavoro nelle grandi città come Milano, Torino, Roma, Napoli e Firenze e tutte le altre città che ha citato. And God will go with you. E Dio sicuramente avanzerà con voi. One of the great ways to reach the cities is through medical missionary work. E uno dei modi migliori per raggiungere le città è attraverso il lavoro medico missionario. Helping people with their needs. Aiutando le persone nei loro bisogni. Following Jesus' ministry.
seguendo il ministero che ha portato avanti anche Gesù. And when you gain their confidence, e quando tu guadagni la loro fiducia, then you tell them, follow Jesus. Allora puoi dire a loro, segui Gesù. So we have many things that God can use through you to reach the people of this great country. Quindi ci sono tanti strumenti che, noi, che il Signore vi offre per poter raggiungere il popolo di questo grandioso paese. Including a project that soon will be made available to the whole world on creation. Incluso un progetto che presto, molto presto, sarà disponibile in tutto il mondo sul creazionismo. To attract the public to something that is perhaps very unknown to them but very beautiful from the Bible. Per attirare le persone a qualche cosa che è sicuramente sconosciuto a loro, ma le potrà attirare veramente verso la Bibbia. So I'd like to pray now for the people. Ora mi piacerebbe pregare per la gente. Father in heaven, we thank you for leading us into truth. Padre celeste, ti ringraziamo per averci guidato nella verità. We ask that you will guide each of those who are listening and watching right now. Ti chiediamo di guidare tutti coloro che stanno guardando in questo momento. Help them to find you in the reading of your word. Aiutali a trovarti nella loro lettura della tua parola. And through the witness of other Christians who share their faith. E attraverso anche la testimonianza di altri cristiani che condividono la propria fede. We pray for the millions of people here in Italy. Preghiamo per i milioni di persone che sono qui in Italia. Who need to hear of the precious and wonderful news that Jesus has saved them and is coming to take them home. Che hanno bisogno di sentire la meravigliosa notizia che Gesù sta per tornare per salvarli e per riportarli a casa. So I pray for all Seventh-day Adventists in this great country. Quindi ti prego per tutti gli avventisti di questo meraviglioso paese. Give them power to be great evangelists for you. Dona loro la forza per poter essere dei grandi evangelisti per te. In what they say and how they act. Nel modo in cui agiscono e in quello che dicono. And may they truly be loving and lovable Christians. E possano essere veramente essere dei cristiani amabili e amorevoli. Thank you for hearing us. Grazie per ascoltarci. And thank you for promising to be with us to the very end. E grazie per la promessa di guidarci fino proprio alla fine. In Jesus' name we ask it. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. Amen. Grazie fratello Wilson per essere stato qui con noi e salutiamo anche i nostri telespettatori in modo che si possano portare tutti quanti un buon ricordo di voi e grazie per essere stati qui con noi. Arrivederci.